Salve a tutti, pubblico da casa, e benvenuti al consueto appuntamento con 7x1, il rotocalco che naturalmente di settimana in settimana vi racconta quelli che sono stati gli appuntamenti più importanti nella provincia di Reggio Calabria e non solo. Ma partiamo subito con il primo servizio perché in esclusiva per noi una giornalista importante di un giornale che si identifica con la cristianità. Parliamo dell'Osservatore Romano, che ha nella sua redazione una importantissima giornalista. Merito TV ha intervistato per voi Silvia Guidi. Beh, devo dire che posso solo essere grata del posto dove lavoro, perché essere giornalista nel Giornale del Papa è un privilegio che mi rendo conto grande, grande. E probabilmente sono stata, diciamo, arruolata nella truppa perché, oltre ad essere una giornalista ormai da tanti anni, addirittura da prima dell'università, ho cominciato a lavorare molto giovane, e conosco e amo il latino, conosco e amo la cultura classica. Quindi, questa compresenza di queste due anime, di queste due componenti, effettivamente ha convinto il direttore a arruolarmi subito e io sono ben felice di essere stata arruolata. E la cosa anche molto bella è che non è un giornale italiano. L'Osservatore Romano è un giornale che ha davanti a sé tutto il mondo, collaboratori e anche edizioni proprio stampate in tutte le lingue, anche in dialetti dell'India del Sud, in ungherese, e cerca di raggiungere un po' tutto il mondo e ci riesce. E i cambiamenti in arrivo saranno veramente tanti, ma lo scopo è sempre dare risalto e anche commentare e far capire le parole del Papa, perché non è così semplice quello che dice Papa Francesco. È semplice ma non facile da capire, quindi commentarlo, arricchirlo. Far capire il contesto da cui nasce, far capire le possibili conseguenze, credo che sia un servizio prezioso per quello che possiamo, per quello che riusciamo. Le chiedo scusa, il settimanale che presenta questo servizio si chiama 7x1 di Merito TV, ha un'emittente regionale, in questo caso Merito TV, che cosa può dire, per quanto riguarda la comunicazione? Allora, io dico che è un lavoro veramente prezioso. È giornalisticamente importante. Io sono partita proprio dalla stampa locale e dico sempre che andando avanti con il tempo e con la carriera ci si diverte sempre di meno, cioè ci si allontana dal lavoro di strada, dal lavoro on the road, parlando con le persone, conoscendo le persone. Il giornalismo vero, secondo me, è il giornalismo locale, dove le persone le puoi guardare in faccia, ci puoi parlare direttamente. Perché più si va avanti nel cammino professionale, più ci si allontana dalla realtà e si rischia di fare quello che io chiamo i passacarte dell'ANSA, cioè prendi le agenzie, le impasti, le manipoli e le elabori. Ma il giornalismo vero si fa con le persone vere, sul posto, conoscendo le persone, parlandoci, intervistandole. Paradossalmente, più si va avanti con la carriera giornalistica, più ci si allontana, ci si chiude nelle redazioni centrali, che sono luoghi per carità prestigiosi e importanti, però il lavoro vero del giornalista ne viene un pochettino limitato e qualche volta compromesso. Quindi sia la nostalgia dell'inizio, la nostalgia dello scendere sotto casa, del parlare, del raccontare la vita di tutti e non essere chiusi davanti a un video usando solo agenzie, ANSA o comunque agenzie di altri e quindi non dando un apporto reale, autentico, personale. E continuiamo e rientriamo a Reggio Calabria, dove alla Biblioteca Pietro De Nava si è tenuta un'interessante presentazione. Parliamo del libro della storia della Chiesa del Sacro Cuore nel rione Ferrovieri, una storia molto interessante che Maria Teresa Marra ha ricostruito attraverso fonti di archivio e notizie storiche. Alla Biblioteca Comunale Villetta De Nava di Reggio Calabria è stato presentato il libro Dal passato, semi di speranza per il futuro, memorie e testimonianze storiche della parrocchia Sacro Cuore di Gesù al rione Ferrovieri di Caterina Maria Marra. Dopo i saluti e la testimonianza di Don Filippo Curatola, che ha ricordato al pubblico i suoi anni di formazione sin da bambino presso la
nota parrocchia regina, ha relazionato il professor Giuseppe Livoti, che ha trattato la storia dell'edificio sin dalla sua presenza a Reggio Sud dal 1935. Il Tempio del Sacro Cuore, nell'amena contrada di Sbarre, come scrivono le fonti, nasce su un vasto piano proprio in quella zona che dal 1868 rappresenta l'evoluzione e l'urbanizzazione del settore sud della città, con la presenza della ferrovia. Livoti ha proposto al parroco Don Lauro di esporre in permanenza nell'attuale chiesa magari l'antico quadro della chiesetta della Madonna della Consolazione, non più esistente, o ancora le statue dei Santi Cosimo e Damiano o la bellissima statua di San Giuseppe. La professoressa Francesca Paolino si è soffermata sul piano regolatore della città dopo il terremoto del 1783 e dopo il terremoto del 1908, facendo riscoprire al pubblico le storiche case del rione ferrovieri o ancora il quartiere dei pescatori, frutto di abili capacità urbanistiche e disegnative. L'incontro è stato moderato dalla dottoressa Giuliana Gioffre Florio, direttore archivio e storico comune di Reggio Calabria e biblioteca Pietro De Nava, che, salutando i presenti, le ha esortate a frequentare le biblioteche e gli archivi, poiché parlano e raccontano la storia dei territori. Melito TV ha intervistato la curatrice del libro, Caterina Maria Marra, e l'attuale parroco, Don Umberto Lauro. Cioè, la nostra storia come comunità parrocchiale ha avuto inizio subito dopo il terremoto. Ecco perché chiaramente, ecco, a seguito del terremoto sono venuti ad abitare prima i ferrovieri, ecco, in baracche, e poi, ecco, i pescatori. E dentro questo territorio che nasceva è nata anche la storia della nostra comunità parrocchiale, che abbiamo voluto documentare in un modo anche, direi, come si dice nel senso, fruttuoso, ma in modo serio. Ecco, da Caterina Marra, che ha fatto tante ricerche e approfondimenti e ci ha dato un bel volume, ecco, un volume, ecco, che abbiamo voluto dare, ecco, dal passato semi di speranza per il futuro, perché il territorio possa essere migliorato, possa essere più a misura d'uomo, e anche la chiesa che vive dentro il territorio possa essere casa di tutti, casa di accoglienza, casa in cui anche chi non la pensa in un modo cristiano possa ritrovarsi, discutere, parlare, perché mi sembra che questa è la storia bella, la storia fatta dagli uomini. Ecco, questo debitrice, debitore, ecco, e la comunità è debitrice a Caterina Marra, che si è, ecco, collata una fatica, ma l'ha portata, io lo dico, ecco, con grande gioia. Il lavoro è stato lungo, è durato più di 3 anni, perché le fasi di ricerca sono state alterne, considerato il fatto che l'archivio diocesano per un lungo periodo è stato chiuso. E io comunque ho ricercato anche presso tutti gli archivi, gli altri archivi cittadini, in modo tale da fornire, attraverso la storia della parrocchia, anche la storia della Reggio Sud, che nasceva subito dopo il terremoto, proprio con questo ampliamento del vecchio piano regolatore che si determinava grazie alle costruzioni dei ferrovieri. E poi la storia della parrocchia, che è una storia fatta di tante vicende di uomini, mi ha appassionato, mi ha preso. Ho deciso, anche per dare al libro una funzione un tantino narrativa proprio del territorio, ho deciso di inserire proprio tutto lo sviluppo urbano di quella fascia della città, con tutte quelle componenti che ancora oggi si possono ritrovare sul territorio e che sono significative, perché sono testimonianze di una storia, non soltanto della storia parrocchiale, ma della storia civile di quella parte della città di Reggio Calabria. Il pane, attraverso la sua funzione in ogni civiltà e in ogni storia, è l'elemento per eccellenza che di anno in anno anima una prestigiosa cittadina calabrese. Parliamo di Altomonte con la Gran Festa del Pane 2016.
Accoglienza e tradizione per la Gran Festa del Pane 2016, giunta quest'anno alla sesta edizione. Il centro storico di Altomonte, in provincia di Cosenza, è stato il punto d'incontro di numerosi laboratori sensoriali del gusto, fiere ed esposizioni di prodotti tipici e dell'artigianato. Per l'occasione, la piazza di Altomonte è diventata centro dell'enogastronomia e dell'accoglienza, dove i visitatori sono stati guidati dal profumo dei pani appena sfornati alla scoperta degli ingredienti, degli attrezzi e delle tecniche utilizzate nella lavorazione del pane. Il tema portante di questa edizione è stata l'identità e la biodiversità. La natura non fa nulla di inutile, approfondito poi nella tavola rotonda tenutasi presso il Museo dell'Alimentazione. Più volte è stata rimarcata la volontà di costruire un futuro dove la natura, l'identità e le biodiversità diventano elementi necessari per una migliore qualità di vita. Dunque è fondamentale recuperare il racconto delle tradizioni, l'ecosistema del prodotto e fare impresa, creando una logica di sistema sinergico che verte su un dialogo rivolto soprattutto alle associazioni, istituzioni ed enti, affinché il produttore possa prepararsi al mercato. Fare rete tra le imprese ripartendo dai grani antichi, e questo significa maggiori fondi e strumenti per realizzare tale obiettivo. Inoltre è stato evidenziato nel corso dell'incontro che fare agricoltura non significa solo recuperare l'antico, ma concretizzare un modello di lavoro facendo tesoro della tradizione. Ai nostri microfoni il direttore artistico della manifestazione e vicepresidente Slow Food Calabria, Antonio Blandi. Una festa, chiaramente, allora, la festa del pane è un evento storico, diciamo, sono 10 anni che si realizza qui ad Altomonte, diciamo, è stata un'intuizione che nel tempo si è consolidata, e anche quest'anno decide di fare un'iniziativa non legata al pane, ma il pane diventa anche un pretesto per cercare di affrontare tanti altri temi. Lo slogan portante è identità e biodiversità, perché il pane rappresenta sicuramente il prodotto identitario più diciamo, riconoscibile nelle nostre comunità, specialmente quelle calabresi e quelle del Mediterraneo, ma rappresenta anche l'elemento della biodiversità, perché il pane è diverso dappertutto, in ogni posto, perché grazie ai fermenti che producono il lievito madre noi abbiamo sapori diversi, e soprattutto ogni pane può rappresenta una storia, perché ci sono dei grani, c'è una storia contadina, e su quello abbiamo voluto focalizzare quest'anno questa attività. Tanti sono gli stand espositivi, troviamo di tutto, i prodotti tipici del territorio. Pane companatico, è chiaro che si mette insieme il pane e anche gli altri prodotti tipici. Il pane è elemento di congiunzione nella festa, infatti se voi vedete bene il programma non soltanto è elemento di congiunzione enogastronomico, ma anche turistico e sociale. L'evento legato al cammino del pane, per esempio, è un progetto che tende a mettere insieme diverse comunità per un progetto di promozione turistica. Infatti si parla di panturismo, quindi il pane è elemento di congiunzione che lega quindi non soltanto la gastronomia, ma anche la cultura, il turismo. Diciamo è un buon compagno di viaggio. Presso la Sala d'Arte Le Muse di Reggio Calabria, una visita importante, parliamo dell'assessore alla cultura del comune di Fiumicino, Arcangela Galluzzo, che ha parlato delle cosiddette quote merito, un appuntamento che ha visto l'introduzione del sindaco di Palizzi, Walter Scerbo. Si è tenuta alla Sala d'Arte Le Muse di Reggio Calabria la manifestazione Merito e competenza strumenti per la legalità. Ospite Arcangela Galluzzo, presidente associazione Quote Merito ed assessore alle politiche culturali, giovani, pari opportunità, diritti degli animali, trasporti, turismo del comune di Fiumicino. L'incontro ha puntato la sua attenzione alla promozione e valorizzazione del merito e della competenza professionale in tutti i settori, ed in particolare in quello della pubblica amministrazione. Inoltre si è discusso sulla concreta separazione dei poteri tra politica e amministrazione. Tante le domande poste al noto assessore alla ricerca delle condizioni per la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano i servizi a loro destinati. L'incontro ha visto i saluti del sindaco di Palizzi, dottor Walter Scerbo, il quale si è soffermato sul ruolo della politica oggi, politica che dovrebbe essere animata dal dialogo e non da occasionali dispute per una società più seria e consapevole.
La professoressa Teresa Polimeni Cordova, vicepresidente Muse, nell'introduzione iniziale ha ricordato come oggi non ci debba essere distinzione tra ruoli maschili e femminili nella pubblica amministrazione. Contano le proprie abilità e professionalità. Il riscatto del Sud parte proprio da questo. Ai nostri microfoni, Arcangela Galluzzo. Io sono qui perché sono calabrese, orgogliosamente calabrese di Reggio, e in questi giri che sto facendo per parlare di merito e competenza, quali strumenti per la legalità, era doveroso tornare in Calabria e tornarci anche spesso. Io credo che la donna in politica abbia fondamentalmente le stesse difficoltà che ha un uomo. Si tratta soltanto di competenza, di merito, di capacità, e questo prescinde dal genere. È un qualcosa che si deve avere per fare politica in maniera sana, perché in questo momento i cittadini hanno bisogno di punti di riferimento, hanno bisogno di credibilità, hanno bisogno di coerenza tra parole e fatti, e questo può darlo sia un uomo che una donna. Forse il valore aggiunto della donna è che abbiamo l'abitudine a fare molte più cose contemporaneamente per un fatto semplicemente storico, ma non più di quello. La scuola media statale di Amigis di Melito Portosalvo entra in relazione con un mondo molto particolare. Stiamo parlando del nostro, del mondo della radio, nell'ambito di un grande progetto. Un progetto che sposa quelle che sono la finalità del MIUR, mirando ad educare gli allievi ad un uso consapevole, critico e creativo delle tecnologie, sviluppando così quello che è il potenziale espressivo degli alunni. La radio dunque è portata avanti come messaggio della comunicazione, mediata da docenti di eccellenza quali Giuseppina Surfaro, Lucia Anna Tuscano, Carmela Achilà e Domenica Nucera. Il tempo prolungato di questo istituto dunque è nella nostra radio attraverso la conoscenza di quelli che sono i mezzi della tecnologia e della comunicazione. Siamo qua a Radio Studio 95 per il progetto Radio Scuola, in cui tutte le classi, tutta la scuola di Melito, Rocudi, San Lorenzo e Bagaladi porteranno avanti. E questo progetto è nato proprio per i nostri ragazzi, i nativi digitali, che oltre all'esperienza che fanno tante volte su Facebook, WhatsApp, imparano anche a ritrovarsi a viva voce, alla diretta, all'emozione di parlare con l'altro, a collaborare insieme. E la scuola sta rispondendo tanto bene, anche gli alunni partecipano alla redazione, alla scaletta scuola. Si ringrazia sempre per tutti il dirigente scolastico che oggi ha consentito la diretta anche ad ascoltare, quindi tutti gli alunni della scuola facevano parte. Speriamo che questo progetto vada avanti, noi ringraziamo Radio Studio 95, nella signora Lidia Zumbo e tutti gli operatori, naturalmente il comune, e c'è tanto entusiasmo degli alunni, e questa è proprio la cosa più bella che ci tenevo a dire. Grazie, ora passo la parola alla professoressa Surfaro che ha collaborato insieme alla prof Chilà, alla prof Domenica Noce, Vittoria Varese e gli altri corso D a questo progetto e questa iniziativa. Grazie ancora a tutti e il prossimo appuntamento per la diretta di giorno 6 giugno alle ore circa 9:45. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questa esperienza, ringrazio Radio Studio 95 e vorrei proprio essere la portatrice del grande entusiasmo dei ragazzi. Infatti appena finita la registrazione hanno chiesto di fare altre esperienze e subito hanno tantissime idee e vorrebbero continuare questo progetto. Vi assicuro che l'entusiasmo è davvero elevato e che tutti i ragazzi vorrebbero partecipare
partecipare, anche perché a scuola, la scuola e i ragazzi sono portatrici di tantissime idee, di tantissime attività, e spesso noi docenti li affianchiamo in questo, li aiutiamo, e ovviamente essendo rappresentando il futuro della nostra società, questo ci fa davvero tanto, tanto piacere. E quando la professoressa Tuscano e la professoressa Chilà, ideatrici di questo progetto, me lo hanno presentato, io ho aderito davvero ben volentieri, perché ho capito che appunto sarebbe stata un'ottima attività per i ragazzi, e appunto un modo importante per mettere in evidenza, per far conoscere alla gente, ai genitori, delle attività che noi svolgiamo in classe, e sono davvero tante, perché noi molte docenti siamo davvero molto vicini ai ragazzi e cerchiamo di formarli nel modo migliore, in modo che possano affrontare il loro futuro con una maturità e con sicurezza, in modo che possano conoscere loro stessi e possano fare delle scelte adeguate per un futuro che apparentemente non sembra così facile per loro, però credo che avendo delle idee molto chiare, acquisendo moltissime conoscenze e esperienze, riescano in futuro sicuramente ad affrontarlo nel modo migliore. Ringrazio ancora Radio Studio 95 e ovviamente il dirigente scolastico, perché è sempre molto disponibile alle nostre iniziative. Grazie. Famiglie, alunni e docenti tutti insieme per un momento di condivisione. Il mondo della scuola, ed esattamente parliamo dell'Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni Lazzaro, si incontra per concludere il progetto Saper Cantare, cantando il sapere. Per noi una intervista al dirigente scolastico dottoressa Teresa Marino, e tra l'altro un incontro non casuale, ma di grande livello. Stiamo parlando di Sabrina Simoni, non solo in qualità di musicista, ma di direttrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Questa sera presentiamo gli esiti di un percorso molto coinvolgente, entusiasmante, che ha coinvolto gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni. Saper cantare, cantando il sapere, un progetto che ci è stato promosso dalla Forme Sonore. Forme Sonore è un'esperienza che si sta diffondendo un po' su tutto il territorio nazionale, ed è promossa da due artisti, da due maestri di musica d'eccellenza, Sabrina Simoni, direttrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, e Siro Merlo, compositore e esperto di didattica. Il progetto si è sviluppato in due attività laboratoriali, il laboratorio Musicontando e Ipotesi Opportunità. Il primo laboratorio è stato rivolto ai bambini più piccoli della nostra scuola, una fascia d'età che va dai 4 agli 8 anni. La musica è stata valorizzata come strumento, ecco, interdisciplinare, trasversale alle diverse discipline, ed in modo particolare collegata all'esperienza del numero e della matematica. Il secondo laboratorio, invece, Ipotesi e Opportunità,
ha permesso ai nostri alunni più grandicelli, quindi dai 9 agli 11 anni, di approcciarsi al ritmo attraverso una musica che loro privilegiano, e quindi il rap, l'hip hop, un'esperienza estremamente coinvolgente per i nostri alunni, che si è accompagnata anche a workshop, esperienze formative di alto valore, che ha interessato i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Abbiamo dedicato 2 pomeriggi di studio, siamo stati ospiti dell'Istituto Comprensivo Cassiodoro Don Bosco, in quanto i docenti coinvolti non sono solo quelli dell'Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni, ma anche di altre realtà scolastiche del territorio. Abbiamo avuto modo di apprendere tecniche, modalità innovative, di sperimentarle riguardo all'insegnamento della musica. Dunque didattica laboratoriale, dunque l'insegnamento, ecco, della musica valorizzato nei primissimi anni di vita, ecco, di un bambino, come elemento essenziale della formazione della persona, in quanto la musica coinvolge davvero tutti gli aspetti, ecco, della persona, quelli cognitivi, quelli legati all'affettività, alla relazione, alla socialità. Dunque un investimento della nostra istituzione scolastica che arricchisce e qualifica l'offerta formativa, anche diciamo per migliorare le pratiche didattiche ed educative. L'esperienza è il risultato di una fruttuosa collaborazione con l'Associazione Musica E e con il piccolo coro Carl'Orf, che opera sul territorio da più di 15 anni, un'esperienza significativa di coralità dedicata all'infanzia. E questa sera, infatti, presentiamo non solo il risultato delle attività laboratoriali, ma ci sarà anche l'intervento del coro dell'Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni e del piccolo coro Carl'Orf, repertorio Zecchino d'Oro. Giornate di formazione alla Zaro Motta San Giovanni, dove ho incontrato più di 170 bambini e 40 docenti per parlare di musica, di educazione con e alla musica. Circa 5 anni fa ho fondato un progetto, Forme Sonore, che da Bologna, da dove io arrivo e che ormai da 20 anni per me è la patria di un'altra importantissima iniziativa che curo, cioè sono il direttore del coro dell'Antoniano, ho fondato un progetto che si voglia prendere cura di un aspetto a mio avviso importante, che ho maturato da quando avevo l'età di 17 anni, come con la musica si possano non soltanto acquisire sensibilità e nuove metodologie, ma con la musica si possano accedere da delle conoscenze a un sapere che è unitario, che non si confonde tra discipline, ma unisce le discipline, e attraverso la musica come facilitatore possiamo entrare in collegamento con esse. Quindi attraverso questo progetto Forme Sonore abbiamo, grazie alla grandissima disponibilità che abbiamo trovato da parte del dirigente scolastico Teresa Marino, la dottoressa Teresa Marino è stato, come dire, il catalizzatore di un processo di entusiasmo che ha un po' contagiato dai bambini agli insegnanti attraverso la musica, la partecipazione attiva a questo grandissimo progetto che io ritengo un evento per me e per la mia associazione. Grazie anche al maestro Siro Merlo che ha curato insieme a me queste 3 giornate. Io non posso che ringraziare, al di là del fascino che ho così subito da questa terra e il piacere dell'ospitalità, posso soltanto ringraziare tutte le famiglie che hanno voluto regalarmi la loro presenza. Mi auguro che Forme Sonore possa essere
essere un momento di inizio, per essere una scintilla che poi all'interno di ogni realtà che noi tocchiamo dia un input, non dico nuovo, ma un input che si somma ai tanti input positivi che ho incontrato qui. Un'ulteriore esperienza che riempie d'orgoglio ulteriormente sia e dal lustro a quello che è il comune di Motta San Giovanni e all'istituto comprensivo del comune di Motta. E io ringrazio ancora una volta la dirigente scolastica che con veramente professionalità e competenza unitamente a tutto il corpo docenti ha ancora una volta messo in risalto quelle che sono le capacità dei nostri ragazzi. E quindi il progetto di Sabrina Simoni, il progetto Multipli Canto, approda anche all'istituto scolastico di Motta San Giovanni dopo aver fatto il tour di altre regioni. E in Calabria abbiamo avuto anche l'onore, grazie alla professionalità della dirigente, avere ospite il direttore del coro dell'Antoniano. Quindi i ragazzi, sì, perché l'importanza, perché è importante questo progetto? Perché è un metodo di apprendimento nuovo, è un metodo di apprendimento laddove praticamente i ragazzi conoscono le discipline matematiche attraverso quella che è praticamente la musica. E come è stato sperimentato, effettivamente i risultati ci sono, in quanto risulta più agevole l'apprendimento delle tabelline, quindi del calcolo, utilizzando quelle che sono praticamente anche gli effetti sonori propri della musica. Io ringrazio ancora una volta per questa bella opportunità che va ad aggiungersi a quello che è stato un anno carico di esperienze, carico di progetti e carico di contenuti a livello scolastico per il nostro istituto e per i nostri ragazzi. Al Palazzo del Consiglio regionale, ed esatto alla sala Giuditta Levato, si è concluso il progetto Famiglia e Legalità, un progetto annuale che ha riguardato la partecipazione di scuole regine su un invito della FIDAPA di Reggio Calabria e della sua presidente Bruna Siviglia. Presso la sala Levato del Consiglio regionale della Calabria si è concluso il progetto Famiglia e Legalità, che in questo anno sociale ha visto la FIDAPA di Reggio Calabria con la sua presidente Bruna Siviglia impegnata in un'operazione di coinvolgimento del mondo della scuola regina ed esattamente l'Istituto Tecnico Industriale Vallauri, il Convitto Nazionale Campanella, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci e Alessandro Volta. In tale convegno sono stati presentati video e PowerPoint elaborati dai vari laboratori delle scuole contaminando i vari linguaggi e presentando varie criticità nella vita di ogni giorno, dalle difficoltà del ruolo figli-genitori, al rapporto con le droghe, alla diversità di genere ed ancora alle diverse abilità. I vari elaborati sono stati commentati ai presenti dai ragazzi con la supervisione di due giornalisti esperti, il dottor Ugo Neri e il professor Giuseppe Livoti. Queste le testimonianze dei ragazzi. Marica Morabito, della classe prima D del liceo scientifico Alessandro Volta. E insieme al mio istituto abbiamo rappresentato i temi della diversità, ma anche dell'uguaglianza, dell'integrità. Sono Flavia Scoglio e sono del Convitto Nazionale Tommaso Campanella Reggio Calabria e assieme alle nostre docenti e con la collaborazione della nostra preside e dei miei compagni abbiamo realizzato un cortometraggio in cui parliamo della prevenzione sulle dipendenze come il fumo, la droga e l'alcol. Con i miei compagni appunto abbiamo realizzato questo video in cui vi sono presenti delle clip appunto che presentano queste problematiche comunque che affliggono molto noi ragazzi di oggi. Paolo Sigli della classe 4G dell'ITT Panella Vallauri, abbiamo trattato come argomento della nostra tavola rotonda il lavoro nero, un tema che colpisce molto i giovani di oggi. Insieme al lavoro nero abbiamo trattato anche la dispersione scolastica, che è un fenomeno sempre più diffuso
dovuto anche ad una crisi sociale. Il nostro ringraziamento più grande va a tutti i collaboratori, innanzitutto alla FIDAPA. Sono Veronica Rene e frequento la quarta C del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Oggi abbiamo presentato un progetto chiamato appunto Famiglia e Legalità, in cui abbiamo voluto esporre tutte quante le conoscenze, tutti quanti gli argomenti che abbiamo affrontato durante il nostro anno scolastico, partendo dalla famiglia nell'antica Grecia, in cui l'omosessualità non era vista come al giorno d'oggi, ma era vista come una cosa quasi normale. Infatti non vi era differenza tra una coppia eterosessuale e una coppia omosessuale. Poi siamo passati alla famiglia medievale, dove già è cambiato tutto, dove il padre esercitava la potestà. Insomma, abbiamo voluto ripercorrere le varie tappe della storia per fare capire alle persone che comunque non esiste un vero tipo di famiglia tradizionale, ma che la famiglia si è evoluta, e l'abbiamo voluto evidenziare soprattutto nella parte finale, quando abbiamo messo a confronto la famiglia eterosessuale con la famiglia omosessuale dei giorni d'oggi. E le conclusioni del progetto per una delle curatrici, Mimma Agati, e la presidente FIDAPA, Bruna Siviglia. Allora, questa mattina qui alla Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria c'è stata la cerimonia, ecco, di consegna e di chiusura del progetto Famiglia e Legalità, promosso dalla FIDAPA sezione di Reggio Calabria, che ha visto coinvolte 4 scuole regine. Questa mattina abbiamo visto i lavori realizzati dalle 4 scuole che hanno partecipato al nostro progetto, 4 cortometraggi su un tema particolare, e la FIDAPA ha voluto, ecco, premiare il lavoro, il prodotto finale realizzato dagli studenti e dai licei regini, ecco, con una targa per l'impegno e per aver aderito a questo importante progetto che ha visto coinvolti i giovani studenti della nostra città su temi proprio inerenti al mondo giovanile. Sì, noi abbiamo voluto soprattutto abituare i ragazzi a saper scegliere, a saper decidere e saper agire. Praticamente lo scopo è questo, i principi, è capire bene, trasmettere i principi fondamentali della legalità e del diritto del nostro paese, ecco, in modo tale che sia la parola legalità e sia la parola diritto non restino delle parole delle così vuote, ma che siano, ecco, piene di significato e che le accompagni nel loro percorso di vita. E 7 per 1 rientra in studio con le nostre telecamere e la regia di Dario Amodeo, e parliamo di un prestigioso riconoscimento, esattamente medaglia d'oro per la scuola karate di Melito Portosalvo, ed esattamente in provincia di Salerno, ad Eboli, si è tenuto il 26esimo trofeo nazionale di karate, il Memorial Ciro Bracciante. Medaglia d'oro per la scuola di karate di Melito Portosalvo, guidata dal maestro Angelo Surfaro. Nei giorni scorsi ha partecipato al 26esimo trofeo nazionale FILCAM di karate Memorial Ciro Bracciante, specialità kata, presso il Palasele di Eboli, in provincia di Salerno. Hanno preso parte alla prestigiosa competizione circa 2000 atleti in rappresentanza di 200 società tra le più titolate d'Italia. Il Memorial Ciro Bracciante Karate rientra nella manifestazione nazionale più premiata dalle istituzioni italiane. La scuola di karate di Melito Portosalvo è stata presente all'evento con valenti atleti sotto la bandiera del movimento sportivo regionale Karate Calabria per il Mondo. La delegazione calabrese è stata accompagnata dal presidente della federazione regionale Gerardo Gemelli e il maestro Angelo Surfaro, conquistando 9 medaglie e un 5º posto. All'iniziativa sportiva ha preso parte anche l'atleta paralimpica Giuseppina Albano, che ha vinto la medaglia d'oro classificandosi al 1º posto nella specialità kata. «Voglio ringraziare i miei atleti per la vittoria, augurando un futuro luminoso», ha dichiarato il maestro Angelo Surfaro. «Questo successo segna una grandissima soddisfazione personale e per tutto lo sport melitese, portando in alto i valori della nostra regione». Al Cinema Teatro Odeon di Reggio Calabria, la prima dell'Isola che non c'è, il musical, un grande musical dedicato alla storia di Peter Pan, a cura dell'associazione Onlus. Attendiamoci. Grande successo e tutto esaurito per la prima de L'Isola che non c'è, il musical. Lo spettacolo, promosso dall'associazione Attendiamoci Onlus, che narra le famose vicende di Peter Pan con le musiche di Edoardo Bennato,
è andato in scena al Cineteatro Odeon di Reggio Calabria mercoledì 25 maggio. Un musical interamente messo in scena da giovani reggini che hanno deciso di dedicarsi alla realizzazione di quest'opera al fine di raccogliere i fondi necessari per il sostentamento della Onlus con sede a Reggio Calabria ed in tante città d'Italia. Un tocco di aria grecanica, si fa per dire, dentro lo spettacolo lo hanno portato Roberto Macri-Correale da Palizzi nel ruolo del cantastorie e Renato Nicolò di Bova Marina, terza produzione in 3 mesi, nei panni e nel carisma di Peter Pan. Splendide coreografie, canto dal vivo, accompagnati da effetti speciali ma soprattutto tanta, tanta passione, sono confluite in un pathos crescente. Degne di nota tutte le esibizioni, soprattutto quelle di chi, tra grandi e meno grandi, è salito per la prima volta in scena, mettendosi in gioco a favore della solidarietà. Per l'associazione Attendiamoci, che negli anni ha dato vita a numerose iniziative rivolte al mondo dei giovani, è la prima esperienza in ambito teatrale. Ci sentiamo di dire che sono stati tutti promossi a pieni voti. Il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria continua la sua intensa attività culturale. Noi di 7x1 l'abbiamo incontrata, un'intervista particolare con la professoressa Maria Rosaria Rao. Questa è una settimana molto intensa per il nostro liceo, una settimana ricca di avvenimenti, di esperienze, proprio per promuovere nei ragazzi quella che è una coscienza critica, premessa indispensabile, io dico, per ogni forma di creazione. Lunedì abbiamo avuto la grande filosofa Donatella di Cesare, unica donna allieva di Gadamer, ha presentato quelli che sono i suoi studi su Heidegger e i quaderni neri di Heidegger e sta affrontando in maniera filosofica la questione della Shoah. E questo è un dibattito a livello internazionale. Abbiamo avuto altri incontri con la Cristiana Ruggeri, splendida giornalista del TG2, che ha parlato di dall'inferno si ritorna, di quelli che sono i problemi dell'immigrazione o quelli che è il razzismo, problemi davvero di grande attualità. Abbiamo oggi ricordato la grande figura di Cassiodoro. Cassiodoro, uomo illustre, studioso, religioso, politico, uomo della nostra terra. E noi viviamo in una realtà territoriale abbastanza delicata. Qui è nata la politica, la scienza, la tecnica, il sapere, e quindi rafforzare e conoscere le nostre radici non fa altro che rafforzare la nostra identità. Vede, si costruisce col senso della storia e la prospettiva del futuro. Se noi non abbiamo il passato che rischiara il nostro cammino, Tocqueville diceva, l'uomo camminerà nelle tenebre. E questa è la missione che come studi classici abbiamo, riscoprire negli studi dei grandi greci e romani quei valori che soprattutto oggi necessita di rivalutare e portare all'attenzione dei nostri ragazzi. Continueremo con altri incontri di settimana. Sabato ricorderemo Augusto Monti nel nostro liceo. È una esperienza bellissima, sarà un incontro che è partito dalla Fiera del Libro di Torino, conclude qui a Reggio Calabria nel nostro liceo. Lo faremo con l'Araba Fenice, sappiamo benissimo che è una costola delle Einaudi, e ci saranno come relatori, oltre l'editore Fabrizio Dutto, ci sarà il professore Villari e il professore Zumbo. E chiudiamo per questo momento questa attività davvero molto intensa che il liceo in questo anno ha avuto, di conferenze, di incontri e di dibattiti. Beh, la cultura classica, è alla cultura classica che dobbiamo far riferimento per davvero interpretare quello che è il nostro futuro. La memoria va rivisitata, la memoria non come un semplice ricordo, ma per rivisitarla per una prospettiva futura. Dunque 7x1 si congeda per questa settimana da voi, gentile pubblico da casa. Ancora una volta da Melito TV abbiamo raccontato quelli che sono gli appuntamenti con fatti, persone e personaggi di questa grande Calabria. L'appuntamento è alla prossima settimana con la collega Francesca Martino. Arrivederci.